Una certa giornalista Rai del Friuli ha visto o solo guardato Eluana, anzi il suo corpo. Ha usato queste parole: bel pigiama, con la lingua che penzolava e lavava, con l'espressione dei cerebrolesi e altre banalità gravi, non innocue e che vanno oltre il concetto di rispetto, ma ciò che è peggio, di intelligenza. Chiunque può decidere cosa pensare di ciò che vede o ciò che sente, ma c'è un limite a tutto. Ma cosa è un cerebroleso? Cos'è così inguardabile o improponibile, quasi fosse una minaccia il se vedeste? Che idea ci si fa del danno, delle differenze, del male e della diversità, della bellezza e della deformazione? Non sarà che a forza di guardabile informazione, cronaca, inviati di tutti i generi, certe categorie non hanno più la capacità di discernimento, di osservazione, di sensibilità, di tatto intellettuale? Troppi grandi fratelli? Troppa realtà come alibi di fronte all'enormità dell'esistenza? Troppa TV come scuola? Con raccapriccio non mi raccapezzo più. Ma cosa avete visto fino ad oggi? Dove vivete? Avete bisogno del clamore di una storia come questa per vedere i dolori, i cambiamenti, le metamorfosi? Che tristezza, che pochezza, che anime storte, che povertà assoluta. Queste frasi sono inumane, non la vita artificiale e la sua sovrumanità. Che pena la finta pena penosa, che bassi profili. Ma quando si insorge? Quando ci si ribella al poco, al corto, al personale bieco, all'incapacità di vedere oltre? Chi potrà mai insegnare a certa stampa, a certi addetti ai lavori, non l'etica, non la morale, non la fede o la costituzione, ma l'esistere, l'incommensurabile, il metafisico, la trascendenza? Quale istruzione, Dio, vita, presidente, servirebbe? Quali esempi, quali coinvolgimenti per far sì che l'uomo cominci ad allargare i suoi stitici orizzonti, le paure frustranti? Questo bastarsi ormai consunto, e ci chiediamo perché interessa di più un'oste che ciancia, ci si dimette per mancanza di attenzione, ci si stupisce per l'audience del nulla, foraggiata. Le risposte sono già dentro le domande, non guardiamo altro che quello che crediamo, mai oltre il sembra, mai più in là del maledetto e solo reale, mai un sesto senso, mai energia ulteriore, solo casi, scoop, avvenimenti, fatti, incapaci di saper avvenire, solo preda dell'avvenenza, del piacevole, del presentabile, dell'accettabile. E così lasciamo solo alla Chiesa la parola anima, ad una fede la parola infinito, alla scienza e al diritto il parlare dell'enorme e mai dell'enorme, dell'indicibile, dell'impossibile. Ma in un ospedale, prima di questo caso, in una rianimazione, in un manicomio, in un ospizio, ci siamo mai andati? E a vedere cosa? A cercare chi? Tutte quelle malattie rare, genetiche, invasive, devastanti che coccoliamo nelle sedi utili e importanti come il Telethon o altre, fanno parte dei nostri risparmi di beneficenza o possono renderci alti e altri? Oltre. Qui non c'entra più il caso Englaro e si lasci stare il mondo di una famiglia comunque devastata a modo suo. Si tratta ormai di altri mondi, di altre devastazioni. È una cultura che manca a tanti di vedere dentro, la mania di pensare solo alla ricerca scientifica, giusta, ma mai a quella interiore, l'abitudine di parlare solo di politica, di sociale, di civile. Certo, necessario, ma non prima di aver scavato oltre con altra preparazione. Mai oltrepassare il posto, mai urlarsi, mai scendersi nella piazza interiore. Cominciamo a scoperchiare le fobie dell'ansia di sicurezza che divide sempre il malato, il diverso, il devastato da chi sta bene. Bene? Leggendo certi pareri ci sarebbe da fare sedute fiume, puntate illimitate su cosa sia il bene, il bello, il buono, l'inguardabile, degno o incredibile. Capi di partito che credevano Eluana la stessa delle foto, altri che immaginavano tubi e macchine dappertutto, altri che non credevano, preferivano travisare, inventare, sperare. Non si tratta più di legge o no, di testamento biologico o no. Qui è una logica che è problematica, la logica di non concepire l'inconcepibile, di interessarsi alla morte solo davanti alla morte, schieramenti, vittorie, sfide, ma non si passa mai a cercare il sé, solo l'io. Solo ciò che appare, che riusciamo e che conviene, ciò che si ha, che si racconta, allargando le braccia all'evidenza. Invece possiamo chiederci quale evidenza, per chi e per quanto ancora?
È democratico chiederselo, è lecito, è rispettoso o bisogna stare in silenzio? Prima di pensare come accettare il legiferare, come arrivare davanti a un notaio per il nostro libero futuro, proviamo ad aprire il dibattito nel nostro Parlamento interno, nel governo privato, nella Repubblica interiore, per non farci impalare da persone che pensano senza pensieri, che confondono sogni con desideri, corpo con utilità e vivacità, vita con la loro vita, soddisfazioni e progetti con gioventù, esistenza unilaterale dogmatica, quella sì, priva di forza d'anima. Non c'entrano più la Chiesa, lo Stato, la scienza, la giurisprudenza, i giovani, i diseredati, i barboni o gli stati vegetativi. Siamo noi in coma da una vita, idratati solo dalle notizie, alimentati artificialmente dal reale, dal presente, dal comodo, dall'unica verità. Basta! No, non ci basta che la rivelazione ci sfoderi il terzo occhio, che lo Stato ci interessa di più è quello di cambiare stato d'animo, di giudicare quel che sembra non muoversi fermo. Gli infermi di mente mi preoccupano meno dei fermi di mente. Altri englaro si ribellino in nome dei loro cosiddetti cerebrolesi, dei loro inesistenti, dei loro spenti, chiedano a governo e presidenti ciò che spetta loro di diritto. Anche questo è un diritto, se si vuole pari e superiore l'autodeterminazione, così da non far più dire a certi uomini che la verità sta solo e soltanto dalla loro parte e il dubbio, un bel forse davanti al limite, soprattutto limite nostro. Non sfiora quella giornalista della RAI del Friuli così sconvolta, mi pare sconvolta da se stessa? Smettiamo di indossare i panni solo dell'attore, del giornalista, del dottore, dell'industriale, del sano. Cominciamo altri mestieri misteri, abbracciando gli enigmi, toccando la complessità delle meraviglie, accarezzando la difficoltà imprescindibile, con un bel salto nel pieno, lasciando parcheggiato il vuoto, vicino alla rabbia e alle sue scuse. E se vogliamo e vogliamo, dobbiamo parlare anche d'amore. Chiedo molto, perché è di molto che abbiamo bisogno. Il poco abbiamo visto i danni che fa, le metastasi culturali, i tumori intellettuali che ci porta. Forse molti di noi dovrebbero portare sotto la scritta «nuoce gravemente alla salute». Certo, molti possono dire io non sono così, ma come esiste il fumo passivo, esistono anche altre passività subite, dannosissime, se perpetrate, inalate. Anche questo rientra nella libertà subliminale e sublime. Non scordiamolo, dato che, giustamente, amiamo tanto la memoria. Solo che certe malattie la scienza pretende di vederle e curarle, altre non le vuole vedere, nemmeno guarire, perché significherebbe mettere finalmente in dubbio la propria curassica certezza, i personali poteri, nel senso di limite camuffato, a dispetto di una potenza che all'essere umano non deve essere più preclusa, se si vuole continuare a piangere, protestare, pretendere giustizia, desiderar crescere, cambiare la nostra condizione condizionata o troppo umana. Non possiamo più dire di non sapere adesso. Se vorremmo potremmo pure staccare le spine, ma almeno continuiamo ad annusare prima le rose. Questo da un nauseato, non sopportatore e non silenzioso, nel confronto di dogmi, e da un umile, rispettoso, ma non modesto amante del dubbio e della mutazione. Alessandro Bergonzoni.